Abbiamo qua un testimone di Ustica, guarda la coincidenza, si chiama Guglielmo Sinigaglia e se vuoi dire, siccome è una persona che non sta molto bene e non siamo mai riusciti a intervistarlo per questa situazione, se vuoi dire due cose su Ustica, cioè perché è un testimone? Tu dove stavi quel giorno? Purtroppo ero su Ustica. Dove? Purtroppo ero su un aereo e guarda a caso un aereo di guerra elettronica, un Avans. Stavamo portando avanti un'operazione che era quello di abbattere Gheddafi e riportare la pseudodemocrazia in Libia. Il punto Condor, che magari a voi non dice niente, è un angolo dove potevamo colpire, perdonatemi perché l'emozione c'è, è la prima volta, potevamo colpire, no, non è la prima volta perché tra Costanzo e tutto il resto ne ho passate, è la prima volta che sono qua da malato, che è una cosa diversa. Era chiuso ad ogni angolo, per cui l'AVAX bastava per coprire tutto il resto. E i testimoni di Ustica, che non ci sono, ce ne sono 143 che sono sottoterra, hanno superato il numero delle vittime dell'aereo. Noi parliamo delle cose grosero, parliamo di tutto, ma perché non fare una bella analisi? Allora, i sabotatori da chi vengono preparati secondo voi? Tu, quella gente che usa gli esplosivi. Tu eri un sabotatore? Sì. Sei un testimone. Da chi vengono preparati secondo voi? Dalla faccio la domanda, si faccio la risposta. Lei mi ha addestrato con gli esplosivi? Chi ti ha addestrato? Chi ti ha addestrato, Guglielmo? Sono dei signori ingegneri che studiano bene gli edifici. E poi una cosa, precisiamola, esplosione, implosione. Ma se ti parlo di cariche simpatiche, ti dice qualcosa? Sì. Ecco, meno male. Mentre qui molte persone possono pensare che la carica simpatica è un po' di esplosivo che fa sorridere. Altre persone che pensi che sappiano che io ti posso fare l'esplosivo semplicemente andando al supermercato. O quante persone qua pensi che possano saperle? Qui si sono usate parolone, cose di questo genere. Forse il dialogo deve essere fatto più terra terra, deve essere forse fatto in modo più umano, che arrivi a tutti e non scateni neanche troppe reazioni. Cioè, un dibattito deve essere costruttivo, non cercare di acquisire una parte di qua, una parte di là. Perché allora è un dibattito inutile. È inutile allora anche per stare qui 3 ore così, io ci sono stato volentieri, stanti i sacrifici che le persone che ho vicino, tipo lui, Afer e altri che mi conoscono, tipo Tom che qualche volta ci si scambia qualcosa in face, per cui sa benissimo chi sono e tutto il resto, quante volte, quando sono uscito dall'ospedale ho avuto il suo messaggio di incoraggiamento, e io non figlio le parti di Tom, perché lui asserisce una cosa e non piglio manco le tue perché tu magari ne asserisci un'altra. Io dico che la verità è una cosa diversa, è come dire, il reale è realistico. Su Ustica si potevano salvare i passeggeri, non tutte 81, perché 3 erano volati fuori prima. Infatti i soccorsi li hanno mandati nel punto realistico dove trovano quei 3 cadaveri, perché vicino ad Ambaro. Fu tenuto a galla fino alla mattina. Perché poi si ritrovano 36 corpi e gli altri non ci sono? Forse perché non si sono resi doni, forse perché un certo Falco Accame ha dovuto fare un'azione non degna. Però anche loro adesso stanno parlando, per cui i testimoni ci sono. Granzi, che testimoni si può contare? Allora facciamo un discorso diverso, vi mettete con le vostre esperienze, cominciate veramente senza le preconcetti delle posizioni personali. Bene, se è stato organizzato per avere delle esplosioni controllate, chiamiamo un ingegnere, uno di quelli che addestrano i sabotatori, e poniamogli la domanda, oppure più di uno, visto che loro sono quelli che ti danno i bersagli e ti dicono i punti dove tu devi andare a mettere le cariche, per
perché tu sei soltanto la mano, l'esecutore di quel piano. Non è che tu arrivi lì, entri in un palazzo da demolire, dici vabbè, ok, pom, 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 metto le cariche. No, anche perché non ne avresti tempo. Sei in zona ovviamente ostile e non torneresti a casa. Ecco, il mio invito a voi è di rendere questo disastro, perché poi è un disastro per la gente che non c'entra niente, positivo. Non andiamo a citare destra, sinistra, libro di qua, libro di là. No, facciamo domande serie, a persone serie, semplici magari, che però hanno una competenza da far paura, e cominciare a costruire da questo momento in poi che cosa ci può essere stato. Io quando ho testimoniato per Ustica, me ne hanno dette di tutti i colori, però ho messo alle spalle al muro due o tre personaggi importanti. Uno è scappato in politica, fatto a Came, e penso che Nando Rossi sappia di chi parlo. Un altro si è fatto una compagnia di jet privati grazie a Cossiga, Andreotti e company. Però l'ho potuto ammetterlo, si potevano salvare. La verità non viene fuori mai subito. Sono 30 anni che si aspetta Ustica, ma ce ne vuole ancora 10. Gran zero, sono 9 anni. Mettiamocene altre 9, ma cerchiamo veramente di asserire le cose. Non facciamo la lotta serrateo di un velivolo di un certo tipo o cose di questo genere. Tecnicamente è impossibile. Quel rateo, ha ragione lui. Praticamente potresti avere ragione tu per l'altro verso. Il 19 non era in grado di decollare via Saragalla. Ma come mai dalle 21 alle 5:42 è rimasto a galla? Perché comunque c'era qualcosa che lo teneva su a galla. C'erano tutta la squadriglia di sperrieri che l'aveva foderato di galleggianti. Al volo? Cioè, lei rammana e l'hanno foderato di galleggianti. Sì, sotto le ali, sotto le cose, con i sobbarciatori e tutto quanto. L'hanno preso per normalmente. Se questa 19 arriva sulla superficie, cosa fa? Bagno subito? No. Comunque un quarto d'ora e 20 minuti. Quindi in un quarto d'ora loro sono arrivati a mezzo. Erano già lì. Ci hanno progettato la traiettoria in modo che cadesse in quel punto. C'è anche di peggio. Non fare... Adesso ho le domande. Lei ti fa domande. E sai perché? C'è di peggio. In un modo molto semplice. Hanno fatto in modo che fosse condotto in quel punto, fu guidato in quel punto. Infatti ci fu lo sforamento di pochi secondi che fu raccolto dal Gypsy Buccaneer, e quando invece il Gypsy Buccaneer disse io vado là a recuperare le persone, gli hanno detto no, tu devi andare dall'altra parte. Posso fare una domanda? Dimmi. Lei ha detto quanti sono i testimoni che sono sotto terra? 142 adesso. Lei è un testimone, come mai non è sotto terra anche lei? Come sì, sarò provato? Rispondo io a questa domanda. Guglielmo Sinigaglia ha cominciato a testimoniare con il primo giudice di Ustica, che non era priore, e che non si capisce bene che fine ha fatto, una fine positiva in questo caso. Dal 1990 Guglielmo Sinigaglia, per chi abita nella zona di San Babila, fino a pochi mesi fa, ha fatto il crociato, il barbone in piazza San Babila, per 20 anni. Io l'ho conosciuto lì. Camminavo, aveva dei gattini. Esiste la morte civile anche, non esiste solo la morte. Lui era un agente dei servizi, con tutti gli oneri e gli onori, e poi è finito a fare il barbone. Secondo te, giudice priore e quelli successivi priore, che credibilità possono dare a testimonianza di un clochard? Che differenza c'è se è morto o è clochard? Cosa sta credendo? Sì. C'è della gente in questa sala che sta credendo qualche dice. Sono 50-60 milioni di italiani. Bastava che metteva lì una vecchietta che le dava il cibo, bastava che gli si dà del cibo avvelenato in modo da una vecchina facendo finta caritatevole che andava là da lei il cibo, questo moriva e lui oggi non sarebbe qua a dirci queste cose e non ci sarebbe lei a crederci, è semplicissimo. La sua testimonianza è una molto avanza. Ok, dico solo una cosa su Guglielmo è una persona che non sta bene, ha delle diverse patologie, se non trova una carrozzella in pochissimi giorni queste patologie potrebbero interessare le gambe in una maniera un po' pesante. Se qualcuno di voi ha a disposizione una carrozzella che possa reggere il peso di Guglielmo, che è abbastanza pesante, glielo dica, è qua, o se ha un amico glielo dica. Grazie.